Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliore TV LED da 43 pollici. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotto, puoi cliccare il link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Hisense H43B7000. Quello proposto qui è il prodotto meno costoso dei nostri 5. Hisense è sul mercato con numerosi modelli a prezzi estremamente competitivi, che, tuttavia, si proteggono molto bene anche in contrasto con un po' di fascia alta television. Il supporto per l'innovazione HDR è al massimo. Limitato agli standard HDR10 e HLG. Il valore del contrasto è discreto, anche se i neri non sono mai completamente saturi, un difetto tipico un po' su tutti gli schermi di cristallo liquido. Al numero 4, abbiamo Philips 7300. Le migliori funzioni della Philips TV sono l'innovazione AmbiLight 3 e numerosi set di controllo preconfigurati Natura, Motion Picture, Videogame. Si tratta di un televisore che tenta di diminuire l'intervento dell'utente, in particolare coloro che non vogliono perdere troppo tempo a finire contrasto. Luminosità e colore. La funzione AmbiLight prevede la configurazione di LED intensi su due spigoli laterali e su quello inferiore, che prevedono effetti di luce più o meno in sintonia con le immagini sullo schermo. Al terzo posto, abbiamo la Samsung E43RU 7450UXZ. Il modello Samsung RU 7450 corrisponde al RU 7400 da un punto di vista tecnico, tuttavia rimane in colore argento ed è venduto esclusivamente su Amazon. Il sito del gigante americano è per questo motivo l'unica posizione per l'acquisto di questo prodotto. È disponibile nel tradizionale stile ordinato dei televisori Samsung, con una base a forma di V e una sottile cornice grigia. Si tratta di un design di fascia bassa. Al numero 2, abbiamo il Sony KD43XG7005. In altre categorie di prodotti, Sony avrebbe abitato maggiori azioni del podio, tuttavia questo non è il caso di questo modello, che alterna ottimi valori con opzioni dubbie. Il Sony XG70 ha un grande stile, anche se la scelta del piedistallo, composto da due piedi, ti costringe a cercare una base di supporto piuttosto ampia. La cornice dello schermo è poco più di un centimetro. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il LG 43UM 7390. LG controlla con calma il mercato dei televisori con schermi OLED, ma sa anche come costruire elettrodomestici a LED. Questo modello sfoggia, in primo luogo, un prezzo estremamente competitivo, che ne esalta molto di più le caratteristiche tecniche. Si tratta di un prodotto entry-level, tuttavia si può dire che non ha assolutamente nulla. L'azienda si concentra fortemente sulla promo del suo sistema ED-Ink. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.